questa nuova puntata di edili.com visitiamo insieme il cantiere del Tecnopolo di Bologna, un esempio di riqualificazione urbana che interessa l'ampia struttura dell'ex manifattura tabacchi di via Stalingrado, che si appresta a ospitare diversi enti, tra cui Enea, IOR, Arter e il data center Cineca, e a diventare un importante centro meteo di rilevanza europea. Scopriamo meglio di che cosa si tratta. Assessore, parliamo della grande opportunità rappresentata dal Tecnopolo, questo grande cantiere esempio di rigenerazione urbana. Sì, è un grande investimento, è uno dei più grandi cantieri pubblici, anzi se non il più grande che abbiamo in questa regione, di valenza ovviamente internazionale per il nostro paese, perché in quel cantiere arriverà il più grande computer di controllo del sistema climatico, arriverà il più grande computer di Cineca per tutto il sistema dei big data anche nei processi produttivi, quindi stiamo parlando di un'operazione di qualità europea. Arriveranno anche tanti ovviamente ingegneri, intellettuali, e quindi diventa veramente una cittadella del sapere. Lì c'è un cantiere molto importante, ci sono 300 lavoratori che stanno operando lì, quindi anche lì ingegneri, tecnici, perché stiamo parlando di una progettazione di grande qualità sia dal punto di vista architettonico, è uno dei recuperi più importanti che stiamo facendo a Bologna, ma nello stesso tempo anche tutto il tema green, la certificazione, la sicurezza, è tutto antisismico, e quindi quel cantiere siamo anche un po' orgogliosi, che perché per ora non abbiamo avuto nessun problema dal punto di vista della sicurezza, stiamo ultimando alcuni lavori, ma partiranno altri cantieri, partirà il progetto Copernico, è partito il progetto, chiamiamolo, dove andrà Enea, dove andrà Arter, e poi stiamo già lavorando sulle ballette, perché lì faremo un grande project financing, che sarà un'altra grande operazione anche di ingegneria finanziaria, per far sì che quell'area sia in grado di essere collegata tra via Stalingrado e via Ferrarese, un recupero eccezionale per fare poi il collegamento anche con tutto il sistema della città metropolitana dei saperi. Interventi di insediamento del Centro Meteorologico Europeo a Medioraggio si inseriscono all'interno della riqualificazione dell'ex manifattura tabacchi da parte della Regione Emilia-Romagna. Nello specifico l'insediamento avviene in questo primo lotto che vedete alle mie spalle, che fa parte di una serie di lotti che andranno a comporre il completamento e l'avvio del Tecnopolo di Bologna. L'intervento si inserisce nell'ambito di una gara che si è svolta tra i paesi della Comunità Europea in seguito alla necessità di trovare una nuova sede al Centro Meteo Europeo, in cui Bologna ha partecipato tramite appunto l'iniziativa della Regione Emilia-Romagna, che nell'ambito di questo intervento che vedete alle mie spalle, che sono circa 10 ettari, ha indicato questo luogo come probabile sede. Naturalmente la gara è stata vinta da Bologna. Gli interventi, parto da quelli strutturali che sono quelli più rilevanti, riguardano l'adeguamento sismico dei 5 padiglioni progettati dall'ingegner Pierluigi Nervi, che vedono il completamento dei primi 3 anche come finiture edili ed impiantistiche, e che ospiteranno il calcolatore del centro meteo, e l'adeguamento anche degli ultimi 2, trattandosi, come vedete, di 5 padiglioni che lavorano naturalmente insieme con 2 contrafforti laterali che reggono la spinta. La struttura originaria di Nervi prevedeva una struttura a padiglione nervata con le pareti longitudinali precompresse per aiutarle naturalmente a reggere la spinta delle volte, e precompressione che si sviluppava anche a livello di fondazione con delle catene interrate che naturalmente chiudevano lo schema e che si trovavano sotto pavimento. Il resto dell'intervento riguarda il recupero dell'edificio preesistente che è stato ricavato in secondo tempo e la realizzazione di un altro nuovo qui che ospita i dry cooler, i chiller, diciamo la parte meccanica di questo insediamento. Dentro quell'edificio che noi chiamiamo L1 abbiamo dei gruppi di continuità, diciamo, che fanno da batterie di riserva in caso di
interruzione dell'energia elettrica. Davanti hanno delle cisterne interrate con del gasolio che entrano in funzione naturalmente in questa eventualità e che danno un'autonomia di circa 3 giorni a tutto il lotto del centro meteo. Dentro invece i padiglioni di nervi abbiamo costruito delle scatole in cemento armato che ospitano nel primo padiglione le centrali tecnologiche e negli altri due il vero e proprio calcolatore. A ridosso delle vetrate c'è la batteria di uffici che sarà appunto la sede e ospiterà i tecnici del centro meteo europeo. Da un punto di vista strutturale, l'edificio, essendo vincolato alla soprintendenza, ha richiesto accorgimenti particolari per limitare il più possibile l'invasività dell'adeguamento strutturale. Nello specifico abbiamo rinforzato la volta. La volta ha una struttura a padiglione con travetti incrociati, basso 90 cm, interposte delle tavelle forate, per cui una struttura molto leggera, molto performante, che non è stato facile adeguare e che abbiamo consolidato creando un estradossamento con malta fibro rinforzata e un CRM in intradosso collegando i due pacchetti, che ci ha consentito di ridurre al minimo l'estradossamento sia interno che esterno. Lo vedete nel quarto botte, dove abbiamo lasciato in vista i lucernai esistenti, che sono quei quadrati che vedete, e abbiamo limitato proprio al minimo gli interventi. L'altro intervento particolare è stato il rinforzo delle pareti di spina con dei placcaggi in calcestruzzo, lo svincolamento delle due facciate. Nel quarto padiglione vedete quei pilastri, sono i pilastri resistenti di nervi che abbiamo placcato con un intonaco armato, fasciati con degli FRP e svincolati dalla testa dell'arco per tornare a far funzionare l'arco come tale. Il resto è abbastanza normale, cioè una scatola in cemento armato che però, andando a scendere in fondazione per un paio di metri, ha avuto la particolarità di vedere coesistere le catene di nervi con le nuove strutture. Quindi ciò ha comportato un intervento per fasi, per campi da 8 metri, che sono quelli con cui l'ingegner Nervi ha strutturato la struttura. Vedete quelle gobbe sulla copertura? Sono degli arconi estradossali che sono le strutture principali del coperto, che vanno a scaricarsi sulle pareti e che dal modulo di questi padiglioni, che sono larghi 30 metri, lunghi 115, e che quindi in fase di realizzazione delle nuove strutture ci ha portato a progredire per fasi, consolidando e tagliando le catene per fare in modo che la struttura si rilassasse e funzionasse in maniera organica quasi come prima. È stato un intervento molto anche appassionante, perché la struttura di nervi a distanza di 70 anni è ancora molto performante, in perfette condizioni, e insomma è stata una bella lezione. La centrale che distribuisce gli impianti meccanici vede un tunnel interrato che è profondo 6 metri, lì dove ci sono le recinzioni stiamo ultimando, sono le buffe di ventilazione del tunnel. Il tunnel si sviluppa qua davanti ed entra dentro il secondo e il terzo padiglione, tutta struttura in cemento armato, additivato con una tecnologia che consente di minimizzare l'ingresso di acqua e che entra dentro i due padiglioni, il secondo e il terzo. La copertura dei data hall, col fatto che l'esigenza è quella di avere una massima riconfigurazione possibile, hanno una luce di 23 metri che è resa possibile da dei tegoli prefabbricati binervati che abbiamo messo in copertura, lunghi 23 metri, e che abbiamo inserito dentro l'edificio una volta completate le pareti. In questo momento l'inserimento dei computer deve ancora avvenire, ma i tecnici dell'SNMWF sono già entrati da quest'estate per predisporre le dorsali principali che consentiranno il funzionamento di questo computer. Questo computer è importante per tutti noi perché consentirà a tutti i paesi che concorrono al funzionamento del centro, c'è anche il Canada, a prevenire gli eventi estremi con circa 15 giorni di preavviso. Questo è il padiglione 4, dove abbiamo fatto l'adeguamento strutturale, ma che lasciamo come predisposizione al grezzo, come ampliamento del centro meteo europeo,
chi ha la possibilità quindi di usare anche questo padiglione. Come vedete la struttura è notevole, sono 30 metri per 115. Questi pilastri erano in facciata, li abbiamo svincolati sulla sommità, fasciati con gli FRP e fatto un intonaco di protezione armato. In fondo vi è la parete di chiusura, che anch'essa è stata svincolata, rimossa e demolita. Qui si può osservare tutta l'ampiezza del padiglione con i lucernai esistenti che sono piccoli e quelli centrali grandi. L'intervento di adeguamento in FRP ha riguardato anche la trave principale di facciata, dove ci sono delle staffe in FRP e l'intradosso che aiuta naturalmente a migliorare la resistenza dell'elemento. Durante l'emergenza Covid, questo e il Ponte Morandi di Genova sono stati due cantieri strategici che sono andati avanti, che quindi hanno comportato la necessità di mettere a punto un protocollo di sicurezza che ci consentisse di proseguire quanto più normalmente possibile l'attività di un cantiere complicato come questo. Alle nostre spalle vedete il presidio sanitario, che è qua tutti i giorni finché vi è presenza di persone. Naturalmente il protocollo coinvolge tutti, chiunque entri da quella porta si sottopone a un check-in che ne attesta un po' le condizioni di salute e gli consente o meno di entrare. Questo è l'unico punto di accesso, per cui nel caso in cui ci sia qualcosa che non va o che dobbiamo approfondire, viene isolato e non viene messo a contatto con gli altri. Super bonus 110%, un tema molto attuale. E che cosa ci può dire? Una valida opportunità? Ma lì, come Regione Emilia-Romagna, permettetemi, siamo riusciti anche a dare un contributo al governo nella discussione che abbiamo fatto. Quando abbiamo avuto il lockdown sanitario, abbiamo capito che le filiere internazionali, questa regione è una regione che nei suoi prodotti ha un grande export, e in questa operazione abbiamo detto dobbiamo far ripartire il mercato interno. E quindi progettare la ripresa di un mercato interno per poi arrivare nel 2021 a riprendere le filiere internazionali. È stata una strategia e gli abbiamo suggerito di fare un'operazione sul sistema edilizio, perché l'edilizia, quando parte l'edilizia, parte un sistema raggiera, partono filiere strategiche, parte il ferro, parte la chimica, parte il legno, attorno ci sono alberghi, trattorie. Attorno vuol dire c'è la logistica, ci sono tante cose, a grande drenaggio di lavoro. Quel sisma bono l'abbiamo appena discusso con i professionisti, con le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali. Intanto devo dire che c'è un clima positivo, si gioca una partita importante, anche di bellezza, di qualità, di recupero delle nostre periferie. Se riusciamo a far sì che ci sia un risparmio energetico nelle case del 50, 60, 70%, mettendole anche in sicurezza, magari facendo anche le colonnine per l'attacco a mobilità elettrica, magari mettendo dentro anche la fibra ottica e una progettazione con materiali di qualità, dove il lavoro comunque diventa un lavoro di qualità e quindi fai crescere anche una nuova generazione di imprese edili di qualità, non solo di imprese edili, perché poi attorno ci vuole il pacchetto anche delle professioni, ci vogliono legali, commercialisti, professionisti, progettisti. Deve essere una grande operazione a sistema di qualità del nostro vivere nel nostro territorio. A fianco a questo, la Regione Emilia-Romagna ha già deciso che farà un grande investimento nella rigenerazione urbana. Vi segnaliamo alcuni appuntamenti organizzati da IPLE sul Superbonus 110%. Venerdì 4 dicembre, come vincere la sfida del Sisma Bonus 110. Giovedì 10 dicembre, controllo dei materiali e verifica dei criteri ambientali minimi negli interventi per l'ecobonus 110%. Per modalità, iscrizioni e informazioni vi invitiamo come sempre a consultare il sito www.edili.com, dove resta attiva la sezione dedicata al superbonus 110%, con documenti, aggiornamenti e la segnalazione di tutte le iniziative formative sul tema a cura di IPLE. Oggi vi salutiamo con un focus sull'importanza della formazione e delle scuole edili da parte dell'assessore allo sviluppo economico, al lavoro e alla formazione dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. Lavoro e formazione, due concetti intrecciati, imprescindibili. Che ruolo giocano le scuole edili in questo? Ormai abbiamo un pensiero netto su questo. Noi riusciamo a gestire quel cambiamento se faremo il più grande New Deal dei saperi, delle competenze, delle abilità.
dell'intelligenza delle mani. Se io guardo le casse edili dentro al sistema ecobonus, guardate che tra un po' avremo il problema di non trovare i maestri muratori, le figure professionali che sono in grado di gestire questo grande cambiamento. Quindi l'Istituto Edile di Bologna ha un ruolo importantissimo, lì è la bilateralità tra associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, far insegnare le competenze, i cambiamenti, far insegnare la sicurezza sul lavoro, dire quali sono i tuoi diritti e doveri, è un fatto culturale fondamentale per gestire questo grande cambiamento. Dentro il patto per il lavoro vogliamo posizionare il più grande New Deal sui sapere e la conoscenza, quindi dobbiamo fare intreccio scuola, istruzione, lavoro, bilateralità, lauree professionalizzanti, ITS, e quindi tutto piegarlo anche a una cultura tecnica scientifica. Dobbiamo dire alla famiglia che c'è un ultimo miglio, quell'ultimo miglio gli dobbiamo dire che se vai in quella direzione sei in grado di trovare il lavoro più facilmente, anche un indirizzo politico. La scuola, oltre alla grande tenuta sociale, è anche indirizzo politico, e quindi tutto il sistema integrato pubblico e privato che va in quella direzione trova paternità nella discussione di questa regione.